Lucia, ma lo conosci tu il terzo capitolo della Genesi, quello in cui Adamo ed Eva mangiano il frutto proibito? Cioè, intendi quello in cui il serpente li tenta, loro mangiano il frutto e poi scoprono di essere nudi, no? Esatto, proprio quello. Ma secondo te perché si rendono conto di essere nudi proprio in quel momento? Cioè, che cosa significa? Non lo so, me lo sono chiesto anch'io. Magari potremmo chiederlo a Don Mirko. Buona idea. Ciao ragazze, Ciao, ciao, Don ciao, ciao. Mirko. Dopo aver visto in Genesi 1 e in Genesi 2 i racconti di creazione, girando pagina troviamo nel terzo capitolo di Genesi il grande problema del peccato contro Dio e poi nel quarto capitolo della Genesi il problema del peccato contro il prossimo. Ma scusa Mirko, non capisco una cosa, cioè queste pagine erano molto belle, ora perché introdurre così una pagina così triste? In effetti c'è un grande cambiamento nei toni. Direi che possiamo affermare questo. La Bibbia parte con una nota positiva, e cioè i due capitoli che raccontano in modi diversi la creazione del mondo sono totalmente positivi. E cioè l'uomo è signore del creato, il creato è tutto bello, tutto buono, è cosa molto buona. In qualsiasi modo Dio ha creato poi questo nostro mondo, è un progetto di amore nel quale l'uomo ha un posto speciale. E quindi il bene viene da Dio, il male è secondario, infatti non lo troviamo nella prima pagina, ma lo troviamo, è vero, molto presto, ma non nella prima pagina. Quindi il male, il peccato, è secondario rispetto alla volontà di Dio del bene. Un'altra cosa direi è fondamentale, mentre il bene viene da Dio, e il creato è opera di Dio, il male viene da altre condizioni. Qui nel terzo capitolo della Genesi abbiamo il serpente tentatore, abbiamo un nemico di Dio, abbiamo la caduta dell'uomo, ma sicuramente il male non è voluto da Dio. Allo stesso modo, nel quarto capitolo della Genesi, il peccato di Caino contro Abele non è voluto da Dio, anzi è condannato da Dio per dire che tutto ciò che di male c'è nel mondo, agli occhi dell'autore biblico, viene da parte dell'uomo, ma non viene da parte di Dio. Penso che questo sia un aspetto fondamentale della Bibbia. La prima pagina è una nota positiva, il peccato, certo, entra molto presto, entra nel terzo capitolo della Genesi. Per che motivo? Perché la riflessione di tutti noi, di tutti i tempi, ci fa dire che guardando il mondo intorno a noi, da lontano, ma anche molto vicino a noi, vediamo che tante cose non funzionano. Nelle nostre famiglie, tra amici, nelle nostre coppie, ci sono tanti egoismi, tante incomprensioni. E questa realtà del peccato, è chiaro, segna sempre la nostra vita. L'autore biblico vuole dire che il peccato c'è, è molto antico, ma non è la cosa più antica, perché la cosa più antica è la bellezza della creazione. E per questo ci lascia un compito di risalire alla bellezza della creazione. Anche Gesù, in qualche passo del Vangelo, diceva: da principio non fu così, cioè noi viviamo nella mediocrità, ma ricordiamoci sempre che da principio non fu così, cioè si può vivere diversamente, si può vivere meglio. Vediamo adesso come il libro della Genesi ci presenta l'ingresso del peccato nel mondo. Lo fa in un brano del terzo capitolo della Genesi e riguarda, direi, con più attenzione il peccato contro Dio, e poi lo fa nel quarto capitolo della Genesi quando si tratta del peccato contro il prossimo. Dio e il prossimo sono le colonne della nostra vita, secondo l'autore biblico. Amare Dio e amare il prossimo sono la sintesi di tutta la legge. E per questo Genesi 3 e Genesi 4 sono brani affiancati che ci indicano come il peccato rompa il rapporto con Dio, il buon rapporto con Dio che c'era, e rompa il buon rapporto tra uomini che c'era. Nel terzo capitolo entra in scena il serpente. Il serpente, dice la Bibbia, era il più astuto di tutti gli animali selvatici. Ed è proprio vero che il serpente era astuto, perché il serpente inganna la donna. E cioè, potremmo dire, scusate il termine, che tarocca le parole. Dio aveva detto: voi potete fare di tutto, mangiare di tutto, tranne che dell'albero della conoscenza del bene e del male. E il serpente, ecco che dice queste precise parole: è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di alcun albero del giardino? Sottolineatelo, perché qui il serpente
vorrebbe citare Dio, ma lo cita in maniera disonesta, perché Dio ha detto potete mangiare tutto tranne una cosa, e invece il serpente ti mette in testa che Dio ti ha vietato praticamente tutto. Ecco il discorso del limite che dovrebbe essere per la nostra crescita, ma che noi avvertiamo in maniera molto forte come un rovinarci la vita. Penso ai nostri ragazzi, quando a casa danno i genitori degli ordini, sono dei limiti rispetto al puoi fare tutto quello che vuoi, ma naturalmente tutti noi, quando eravamo ragazzi, sentivamo soprattutto il peso del limite, che sicuramente era un limite di buon senso, un orario di ritorno la sera, che compagnie frequentare, dove andare, dove non andare, eccetera. Era un limite col seno di poi di buon senso, ma noi quella volta lì ci ha pesato tantissimo, abbiamo sbattuto la porta e alzato la voce. Direi che in maniera molto più forte, ma sulla stessa linea, è così nel libro della Genesi. Il serpente ti mette in testa che quel limite che Dio ti ha dato non sia per il tuo bene, ma in realtà sia per rovinarti la vita. La donna risponde dicendo: dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, contraddice il serpente, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Forse noi non ci prestiamo caso, ma anche la donna nelle sue parole dice qualcosa di sbagliato. Dio ha detto non dovete mangiare, non ha detto non lo dovete toccare. Perché mai la donna racconta in questo modo? Anche la donna ha un linguaggio che non è corretto. Anche lei un po' esagera. Di quest'albero era giusto che l'uomo si prendesse cura, dell'albero della conoscenza del bene e del male. Poteva toccarlo, non poteva mangiarne i frutti. È una piccola ma essenziale differenza. Insomma, sembra che questo peccato nasca da delle incomprensioni. La donna ci casca ingenuamente, ha un'incomprensione non voluta, il serpente davvero ha una sua malignità nel cambiare le regole del gioco e le carte in tavola. Di fatto il serpente poi risponde alla donna che si era un po' difesa e dice non morirete affatto, anzi Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio conoscendo il bene e il male. In queste parole del serpente, e appunto in maniera viscida, indiretta e insidiosa, il serpente fa capire alla donna che Dio è il concorrente dell'uomo. È questa la tesi del serpente: Dio è il nostro nemico, Dio è il concorrente dell'uomo. Passando dal mondo biblico al mondo greco, potrei ricordarvi il mito di Prometeo, e cioè quell'eroe dell'antichità che avrebbe rubato il fuoco agli dèi. Avrebbe rubato il fuoco perché gli dèi non volevano che l'uomo attraverso il fuoco facesse un passo in avanti nella civiltà. Anche qui, anche in questo mito di Prometeo, è presente l'idea, la concezione che sta sotto, che Dio sia un ostacolo all'uomo. E capite la tragedia anche del nostro tempo e di ogni caso e situazione in cui Dio viene avvertito come il nemico dell'uomo. E tutto nasce, potremmo dire, da questo capitolo della Genesi, quando il serpente mette in testa alla donna, ma non perché la donna fosse più debole, ma semplicemente mette in testa ad Adamo e ad Eva che Dio non vuole il bene dell'uomo, che Dio vede nell'uomo un concorrente, per cui Dio vuole sempre che l'uomo sia un gradino più in basso di lui. Mentre il limite che Dio aveva dato all'uomo era un limite di realismo, nel dire all'uomo tu sei signore del mondo, custode del cosmo, giardiniere del nostro paradiso terrestre, puoi fare tutto tranne una cosa, perché sia sempre chiaro che tu sei uomo e non Dio. Era un limite positivo e invece diventa a questo punto la condanna peggiore di fronte alla quale l'uomo e la donna, tentati dal serpente, si ribellano. Allora, si dice, la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Questo albero, che era uno dei tanti, sembra diventare l'albero che catalizza i sensi della donna. Buono da mangiare, stuzzica l'appetito della donna, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito che era con lei e anch'egli ne mangiò. La conseguenza è particolare, allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi,
intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Ma scusa un attimo, Don Mirko. Sì. Cioè, quindi in questo caso loro capiscono di essere nudi e quindi è come se acquisissero una nuova consapevolezza. Perché Dio è contro questa cosa? Perché non lo vuole? Sì, il tema della nudità è particolare. È presente anche in un brano precedente, quando si dice che l'uomo e la donna, nei capitoli belli, i primi due della Genesi, l'uomo e la donna creati erano nudi ma non ne provavano vergogna, così dice il testo della Bibbia. Non è da intendere questa nudità come diciamo noi, quindi per l'aspetto del pudore, l'aspetto sessuale e così via, ma nella Bibbia la persona nuda è la persona fragile. Cioè il vestito ti dà una dignità, il vestito ti dà una protezione, pensiamo all'armatura, pensiamo al vestito di un sovrano, un manto regale, che indica la condizione nobile di potere di una persona. Quindi la questione qui non è, diciamo, il pudore e l'aspetto sessuale, ma è la questione ho una copertura oppure no. La Bibbia ci dice che l'uomo e la donna creati, quando le cose andavano bene, erano naturalmente segnati dalla loro fragilità, dalla loro umanità, cioè realisticamente erano uomo e donna, ma non provavano vergogna, cioè non era un problema per loro la loro condizione. Invece dopo il peccato, è qui la novità, l'uomo e la donna si rendono conto con sofferenza di essere nudi. Quello che prima era un accettare normalmente il limite, la propria creaturalità, diventa a questo punto un essere arrabbiati, oppure essere tristi, mettetela come volete, per il limite che caratterizza le nostre esistenze. Ed ad esempio nel caso di questo peccato di Adamo ed Eva, la conseguenza, e lo vedremo meglio fra un po', è che all'uomo e alla donna praticamente si dice che moriranno. Ma attenzione, non che prima l'uomo e la donna non sarebbero morti nei primi due capitoli della Genesi, ma mentre lì la morte era qualcosa di naturale per il quale l'uomo e la donna non avrebbero sofferto perché faceva parte del loro status, della loro condizione, della loro nudità, e cioè fragilità, che non faceva problema, adesso tutto il limite che l'uomo scopre nel mondo, la sua mancanza di potere su tutto, i ritmi della natura ad esempio non li possiamo comandare, la sua difficoltà ad andare d'accordo con le altre persone, ad andare d'accordo tra uomini e donne, la stessa malattia e la stessa morte, in seguito al peccato, ci dice la riflessione della Bibbia, vengono avvertiti anche con un atteggiamento straziante, di fatica, di peso, di solitudine. C'erano già da prima queste condizioni, però l'uomo e la donna prima li vivevano in maniera realistica, potremmo dire, con naturalezza. Adesso invece si rendono conto di essere nudi e questa nudità, questa mancanza di perfezione, diciamo, li rende davvero sofferenti. A questo punto loro si sentono nudi, si vergognano e sentono il rumore dei passi di Dio che passeggia nel giardino alla brezza del giorno. Parole molto belle. Dio passeggia e vorrebbe incontrare l'uomo e la donna, ma loro si nascondono in mezzo agli alberi del giardino. Quegli alberi che prima erano l'oggetto della loro cura, adesso diventano il nascondiglio in questo mondo di relazioni un po' distorte. Dio naturalmente chiama l'uomo e gli dice dove sei? Nel senso non solo dove sei, ma cosa è successo? A che punto sei del tuo percorso? E l'uomo è in un punto in cui praticamente ha diffidato di Dio, e questa è la grande questione. Dio è apparso agli occhi dell'uomo come un concorrente. L'uomo usa la tattica dello scaricabarile, dice la donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. La donna a sua volta utilizza la tecnica dello scaricabarile per dire è stato il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. Allora in maniera simpatica gli studiosi dicono che qui nel terzo capitolo della Genesi è nata la tecnica dello scaricabarile che per generazioni e generazioni vige ancora ai nostri tempi e anche in maniera così efficace. Però qui praticamente nessuno prende la sua responsabilità e l'uomo scarica sulla donna, la donna scarica sul serpente. Fatto sta che a questo punto Dio si rivolge in termini forti al serpente, alla donna e all'uomo.
Ma scusa Don Mirko, noi sentiamo sempre parlare di un Dio buono e misericordioso, quindi io non riesco a capire perché qui Dio condanna l'uomo e la donna a una vita di grande sofferenza, cioè che senso ha? Sì, vorrei essere preciso allora in questa risposta alla tua domanda. Prima di tutto, Dio si rivolge al serpente. Il serpente viene maledetto. Maledetto non in quanto serpente, ma in quanto tentatore, in quanto falso, fin dal principio, in quanto ha instillato nell'uomo e nella donna quest'idea che Dio sia un problema per l'uomo. E quindi potremmo dire che la religione non sia una risorsa, ma sia un ostacolo per la civiltà e per l'umanizzazione. E direi che questa è una tentazione molto forte anche ai nostri giorni, vedere Dio come un concorrente, un rompiscatole, un guastafeste, un nemico. E Dio dice al serpente: io come punizione ti condanno a strisciare e metterò inimicizia tra la tua razza e gli uomini. La Bibbia, attenzione, non sta dicendo che da quel momento quell'essere chiamato serpente si mise a strisciare. La Bibbia, vi dicevo, non è un libro di storia, di scienze, di matematica, di biologia. La Bibbia cerca di trovare delle spiegazioni per alcuni fenomeni che gli uomini di tutti i tempi vedono davanti a loro. Allora vedono questo animale che striscia nella polvere e quindi striscia al suolo, sembra essere un animale davvero di bassa lega rispetto agli animali che possono stare sulle zampe. Come mai questo animale striscia, si nasconde, è così sornione, ma poi può anche morderti a morte? Perché questo serpente è il peggiore degli animali in quanto ha tentato l'uomo e la donna. Quindi è chiaro che quella che nella Bibbia noi vediamo come conseguenza è, nella modalità narrativa, la descrizione di quello che l'uomo vedeva, cercando di chiedersi per che motivo ci sono delle bestie, diciamo, così brutte, così pericolose che strisciano a terra. Allo stesso modo, anche per la donna e per l'uomo. Attenzione, Dio non li maledice, questo penso sia importante da dire, Dio maledice solo il serpente, ma non l'uomo e non la donna. E alla donna dice: moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai figli. Verso tuo marito sarà il tuo istinto ed egli ti dominerà. Allora, rispetto alla gravidanza, anche prima del peccato avvenivano gravidanze e sicuramente le donne partorivano con dolore. Nella riflessione della Bibbia, però, gli antichi dicevano: come mai la donna soffre così tanto nel momento del parto? E si cercava giustificazione in una sorta di presunta punizione da parte di Dio in seguito a questo peccato detto originale. Quindi vorrei smussare rispetto alle parole di Dio. Nella Bibbia abbiamo una modalità letteraria per descrivere il presente. Allo stesso modo l'uomo è condannato, per così dire, a lavorare con fatica il suolo. Con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita. Con il sudore del tuo volto mangerai il pane, finché non ritornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto. Polvere tu sei e in polvere ritornerai. Le parole di Dio preannunciano la difficoltà quotidiana di tutti i tempi, di tutti i luoghi, nel lavorare, nel partorire. Parlano della cattiva relazione che c'è tra l'uomo e diversi tipi di animali, un mondo dove gli animali selvatici potenzialmente sono pericolosi, sono ostili, tante volte sono letali per l'uomo. Nella riflessione della Bibbia, tutte queste cose che non vanno vengono lette come conseguenza di questo peccato delle origini, che ha scardinato il sistema. E infatti è rovinata la relazione tra l'uomo e le creature, qui esemplificata nella relazione tra l'uomo e il serpente, è rovinata la relazione tra l'uomo e la donna, e infatti si dice che verso tuo marito sarà il tuo istinto, o donna, ma lui ti dominerà. Non era così all'inizio, cioè all'inizio l'uomo e la donna sono uguali in dignità. In seguito al peccato si dice che l'uomo, il maschio, tenderà a dominare sulla donna, tenderà a volte ad abusare di lei, a trattarla male, a volerla sopraffare. Questo però, sia chiaro, dice la Bibbia, è conseguenza negativa del peccato originale, non è voluto da Dio. Questa condizione, questa situazione non è voluta da Dio. E notate proprio come in conseguenza a questo rompersi delle relazioni equilibrate dell'uomo verso la donna, appunto
al versetto 20 si dice: l'uomo chiamò sua moglie Eva. Abbiamo visto come la donna sarà chiamata donna non dall'uomo ma da Dio, come segno che l'uomo non comanda sulla donna, e invece, e non è un caso, appena dopo il peccato e quindi questo rompersi dei legami tra uomo e donna, l'uomo chiama sua moglie Eva. Non è una frase neutra, è una frase negativa. L'uomo, dando il nome a sua moglie, praticamente esercita già una forma di sovranità. L'uomo pretende di essere, il maschio pretende di essere superiore alla donna. Vedete allora come in questo nostro brano vediamo come il peccato non viene da Dio, ma viene dall'uomo, o meglio dall'uomo tentato da un nemico, e il peccato fondamentale consiste nel vedere Dio come un concorrente e non come un alleato.